cromo e mercurio nella Solofrana ed è nuovamente allarme ambientale nel Salernitano. Il sindaco di San Marzano sul Sarno ha infatti disposto con un'ordinanza urgente il divieto di utilizzare le acque del fiume nell'alveo comune sia per usi domestici che animali o agricoli. Un provvedimento resosi necessario dopo le risultanze dell'ARPAC che ha riscontrato valori abnormi di veleni nel corso d'acqua. Al di là, voglio dire, di quello che è venuto fuori, che sono tutti fattori che conosciamo tutti e conoscono tutti i responsabili. Io credo che non è possibile risolvere problemi atavici con ordinanza. Siamo di fronte a una situazione ormai insostenibile e chi ha la responsabilità, chi ha la responsabilità reale della salvaguardia del territorio non può certamente risolvere queste problematiche facendo fare un'ordinanza sindacale. E stiamo parlando della salute pubblica, della salute della gente, e si sta scherzando troppo. Ecco, ormai siamo stanchi di vedere tutto ciò da decenni. Ritiene che ci siano state praticamente delle omissioni in questi mesi, in questi anni sulla questione Solofrana? Per me tutto ciò che non viene fatto o quello che viene trascurato è un'omissione. E allora ripeto, le problematiche, se si vogliono risolvere, vanno affrontate e vanno programmate. Quando invece si fanno gli annunci, si fanno le chiacchiere, questi sono i risultati.